contrattacco di Serpellini. Rimaniamo sempre in testa, mentre ecco Pantani, attenzione, Pantani ha scatenato i suoi uomini. Alex Zulle a questo punto intuisce che l'attacco, il pericolo può proprio venire dall'uomo di Cesenatico. Eccolo qua, Pantani, Bulba. Auro, cosa succede? Uomini Mercatone davanti, velo a tirare Pantani in terza posizione, poi Alex Zulle, Ivan Gotti alle sue spalle, Michele Bartoli e Pavel Tonkov. Risale anche Luc Leblanc. Come ripeto, tutti i migliori sono lì davanti, stanno per essere ripresi i 5 Loda e Company. E il gruppo sta andando a velocità sostenutissima, è l'ultimo strappo, meno di 4 all'arrivo e la gente è moltissima. Mentre si sta impiantando Serpellini, eccoci ancora in testa al gruppo anche Gotti, anche Bartoli, ecco che scatta Bettini sulla sinistra, maglia verde, le maglie gialle della Mercatone stanno facendo il forcing. Pantani per me li raggiungeranno tutti, hanno corso malissimo davanti, sono in difficoltà. Adesso parte Bettini con Pantani sulle Gotti e linea Cerquetti. Si è piantato ormai Serpellini. Cepe Gonzales in questo momento al comando, ma non mollano, è ancora sui pedali Cepe Gonzales, davvero in difficoltà Serpellini, scatta ancora Cepe Gonzales ma lo insegue come un'ombra a Noè. A te la linea. E intanto nel riquadro in basso vediamo quanto succede in testa alla corsa con gli scatti di Cepe Gonzales, mentre nel grande schermo vediamo Bettini, Zanetti è stato già ripreso, ma attenzione, rimaniamo con Cepe Gonzales al comando, ma vediamo quanto sono due corse nella corsa, quella che riguarda la vittoria parziale e quella che riguarda la classifica generale. Per la vittoria parziale c'è Cepe Gonzales con i suoi scatti a ripetizione, ecco che Serpellini viene ripreso da Bettini, poi Pantani, Alex Zulle intuisce il pericolo, Alex Zulle nella scia di Pantani, poi vediamo Bartoli, poi vediamo la maglia rossa di Gotti nelle prime posizioni. Attenzione, grande prova di Alex Zulle che proprio per smontare Pantani lo affianca, lo guarda. Pantani sulla sinistra, Zulle sulla destra, Bartoli al centro. Poi vedete Gotti, la maglia rossa di Gotti in quarta posizione. Zulle che con il suo fisico alto, grande, grosso non è certamente uno scalatore, però come tutti i passisti scalatori sta agitando un lunghissimo rapporto, beve, butta via la borraccia di fronte agli avversari. Allora Pantani ha tentato uno scatto, ora lo vediamo sulla sinistra, vediamo se ci riprova. Zulle, la maglia rosa in testa, poi sulla sinistra la maglia gialla di Pantani, poi vedete Vladimir Belli, Gotti sulla destra, Zaina, riscatta ancora Pantani, scatto ancora di Pantani, vediamo se Zulle è in grado, siamo a 2 chilometri dalla conclusione, vediamo se Zulle è in grado di recuperare. Zulle recupera Bettini nella scia di Pantani, mentre vedete sempre Cepe Gonzales solitario, non si arrende il romagnolo, scatti a ripetizione, si difende benissimo la maglia rosa, la vediamo ora, si porta sulla sinistra Pantani, Bettini in testa, maglia verde, leader del Gran Premio della Montagna, nella scia di Bettini c'è la maglia rosa di Zulle, poi vediamo nella scia di Zulle Bartoli, 10 secondi tra Gonzales e Noè, a 20 secondi il gruppo, siamo quindi per una volata conclusa, mentre Cepe Gonzales ha un vantaggio di 10 secondi nei confronti di Noè, il gruppo si sta avvicinando, riscatta ancora Pantani, nella scia di Pantani Luc Leblanc, il francese, scatti a ripetizione di Pantani, grande, grande forcing di Pantani, Luc Leblanc in seconda posizione, si sta impiantando anche Cepe Gonzales che è il leader della corsa, ancora Alex Zulle nella scia del quale ecco che scatta Rux, il francese Rux della formazione olandese della TVM diretta da Redan. Si volta Rux, altro scalatore, lo ricordiamo vincitore di una tappa al Tour de France, e naturalmente lo scatto di Rux non interessa gli uomini della classifica. La situazione, abbiamo Cepe Gonzales solitario al comando, al suo inseguimento il francese Rux più atteso, eccoci sull'uomo al comando, Cepe Gonzales che si volta, Cepe Gonzales per la gioia
dei radiocronisti colombiani che stanno urlando. Ecco che Noè, Andrea Noè, all'ultimo chilometro si riporta nella scia di Chepe Gonzalez, ultimo chilometro con un Noè che scatta a sua volta sotto il triangolo dell'ultimo chilometro, passa anche Rux e scatta Andrea Noè. Andrea Noè che aveva avuto parecchie discussioni con Chepe Gonzalez. Chepe Gonzalez con questa tattica, sei d'accordo, suicida. Tattica suicida, Noè adesso risponde, si porta in testa, però dietro stanno venendo veramente forte. Adesso questo è un tratto abbastanza impegnativo sul 7-8%. Per scatti che però non portano un vantaggio, lo avevamo già detto, non portano a un vantaggio consistente. I passisti scalatori continuano con il loro passo, sarebbe un errore rispondere agli scatti, sono delle rasoiate gli scatti dei grimper. Noè che è stato maglia rosa a lungo, maglia rosa virtuale, si sta avvicinando a un meritatissimo successo. Siamo ormai, ecco Pantani che scatta nella scia di Pantani, vediamo, ecco ancora uno scatto di Pantani, poi vediamo la maglia rosa, poi Gotti che risponde molto bene. Zaina, vi sto portando verso la balaustra. Ce la fa, ce la dovrebbe Noè fare Noè. Ormai in vista del traguardo di questa tappa con un arrivo in salita. Mentre Pantani ha staccato il gruppo. Ma eccolo là, ormai per Andrea Noè non ci sono dubbi, vince meritatamente questa tappa. Era stato virtualmente maglia rosa, gli è sfuggito il simbolo del primato, non gli sfugge questa vittoria che è la prima della sua carriera, prima vittoria nella carriera di Noè, una vittoria meritatissima, bravo. Mentre ecco Pantani è secondo, poi ecco Luc Leblanc, poi dopo Luc Leblanc Tonkov, poi ecco Gotti, Bartoli, poi ecco Rux, ecco vediamo Frigo, poi Zaina, poi naturalmente Alex Zulle, poi ecco che arriva Kamenzin, poi è la volta, eccoci ancora con la maglia verde di Bettini.